nominada Pecha Setemenes, i tre componenti dell'autorità per la Mendrances, gli scomenzas contrer i rappresentanti di Ladins, Mocken e Zimbres sul territorio. La pruma scontreda a Valorz, in percorso che porterà Dario Pallauro, Luciana Rasom e Giada Nicolussi di Rayons della Mendrances per torsù consaputa della situazione e porter de Dante al Conseil Provinciel parere se questions per estravardament della tre Mendrances. Assieme alle due colleghe credo che bisogna innanzitutto fare un'operazione ascolto come stiamo facendo, sentire un po' le comunità di minoranza, Mocken, Ladine e Cimbre, capire quelli che sono i loro problemi, capire rispetto alla legge base di attivazione di queste azioni delle minoranze quello che è stato fatto, quello che si sta facendo, quello che si potrebbe fare, e soprattutto anche quello che a livello nazionale, ma più forse ancora a livello internazionale ed europeo, si sta muovendo in linea con la tutela delle minoranze. L'autorità, perveduta dalla medesima legge provinciale che straverda la Mendrances, la numer 6 del 2008, la è nominata dal Conseil Provinciel e la Funzions de Control, ma ence de Conseil, perché il che reverda la questione di Ladins, Mocken e Zimbres. Ence ben sia la legge, i besegni siamo tropes. Ma negli incontri chiedono soprattutto, siccome dicono noi abbiamo partecipato come comunità alla stesura, alla formazione di questa legge 6, legge base per le minoranze, noi chiediamo che sia attivata e sia attuata fino in fondo. Ci sono ancora molte cose, loro dicono, che vanno fatte, che vanno implementate, che vanno completate. Ad esempio sul mondo della scuola ci sono ancora molti aspetti che vanno approfonditi. Noi chiediamo solo che venga attivato e attuato quello che c'è nella legge. L'autorità non si cruzzerà de modo della normative culturales, ma ince della questions economiques e sociales di territories de Mendranza. Dobbiamo tenere conto che il secondo comma dell'articolo 1 cita del miglioramento delle condizioni culturali, linguistiche, socio-economiche della realtà, e quindi dietro a questo evidentemente soprattutto per le due piccole realtà Mocken e Cimbri c'è tutto un gran discorso che vuol dire anche lo sviluppo di queste realtà, e evidentemente l'autorità deve intervenire anche su questo. Quindi quello che spero è che soprattutto la giunta provinciale o il consiglio attraverso la relazione diventino sempre più attenti e sempre più sensibili a quelle che sono le esigenze di queste nostre comunità.